Niki Lauda, Anatomia di un campione, seconda parte. 1976. Lauda è il campione in carica del mondo con la sua Ferrari 312T. Ricomincia una bella stagione in cui piazza subito due vittorie, va a podio nella terza gara e colleziona altri podi durante la stagione che lo portano subito in testa al mondiale. L'antagonista di quest'anno è James Hunt, il pilota inglese che per il primo anno corre in McLaren, anche se Lauda a metà stagione ha già accumulato un punteggio tale da tenerlo a debita distanza, anche perché ad Ante sono stati tolti i punti di una gara per un ricorso Ferrari e ha subito un paio di ritiri per guasti tecnici. Ormai Lauda sembra pronto a vincere il mondiale, ma poi... Gran Premio in Germania del 76, 1 agosto, Nordschleife, il temutissimo Nürburgring. Lauda perde il controllo della sua 312T, va a impattare contro una roccia, perde il casco dalla testa mentre l'auto si incendia e diventa un rogo. Alcuni piloti lo soccorrono, capitanati da Merzario, lo traggono in salvo, ma le condizioni di Niki si vedono subito molto gravi. È uno shock, Lauda viene subito portato in ospedale presso Mannheim per essere curata. In ospedale le sue condizioni paiono gravissime, gli viene impartita l'estremunzione, ma Niki con forza di volontà e voglia di vivere sopravvive a questo incidente e 42 giorni dopo, per non perdere il mondiale, si ripresenta in pista. In quelle settimane di ospedale, intanto Ante recupera punti e gli è stato anche riaccreditato il gran premio che gli era stato tolto per un ricorso ed ora è a ridosso di Lauda in classifica. Quindi Lauda, dopo 42 giorni, sale in macchina a Monza perché non può sopportare di perdere. Così Niki affronta un gran premio con ancora le fasciature sulla testa e benché all'inizio non parta bene, poi si riprende e rimonta fino al quarto posto. Tutti sono per lui, lo applaudono, è l'eroe del giorno, è un'impresa che vale una vittoria. E poi si arriva alla resa dei conti, la fine mondiale con il gran premio del Fuji in Giappone. Ma quel giorno al circuito del Fuji piove di rotto, è un rischio inaccettabile per tutti i piloti che protestano, ma la gara parte perché il mondiale vuole il suo vincitore. Dopo qualche giro Lauda rientra in box, si ferma, spegne la macchina e si ritira, forse pensando di poter ancora vincere col vantaggio che ha su Alwan. A Folghieri che gli chiede: cosa diremo adesso? Vuoi che diciamo che hai avuto un guasto tecnico ai freni? Lauda risponde: no, devi dire la verità, ho avuto paura, il rischio è inaccettabile. Come ben sappiamo, il mondiale andrà a James Hunt e Lauda si ritroverà un po' criticato dalla stampa e con i tifosi che pensano non abbia più il coraggio di essere un buon pilota. Niente di più falso, nel 77 Lauda torna e vincerà di nuovo il mondiale con Ferrari. E come disse James Hunt, non pensiate che Niki sia finito, deve ancora farci vedere del suo meglio. E così, dopo un altro mondiale vinto in Ferrari, si trasferirà nella Brabham di Bernie Ecclestone. Ma non avrà mai una macchina molto competitiva, perché subirà troppi guasti meccanici e avrà pochi momenti di vittorie importanti, finché nel 79 deciderà di ritirarsi con queste parole: sono stanco di girare intorno come un topolino dentro un circuito, non è più la mia vita. 1982, il ritorno in pista con McLaren. Dopo tre anni di stop in cui si è dedicato a fondare la sua linea aerea, Lauda torna a correre con un contratto milionario per McLaren. Nella prima stagione dichiara subito: giudicatemi dopo quattro gare, e già alla terza gara vince il suo primo gran premio. Sarà un'annata abbastanza positiva che non lo vedrà vincere il mondiale, ma restando in McLaren proseguirà e due anni dopo vincerà il suo terzo titolo, battendo il suo giovane compagno di squadra di solo mezzo punto, il futuro grande campione Alain Prost. Nell'85 la sua ultima vittoria. Così decide di ritirarsi Niki con 25 gran premi vinti e 3 mondiali alle spalle, ma resta nel mondo della Formula 1 come consulente Ferrari e poi emigra in Mercedes, dove Toto Wolff lo vuole come consulente e dove parteciperà al grande successo dell'era ibrida di Mercedes e a far salire la stella di Lewis Hamilton. E come vedete nell'immagine, sarà proprio Lewis a dedicare la vittoria di Monte Carlo al suo idolo Niki Lauda. Grande pilota, uomo coraggioso e grande imprenditore. Scomparso nel 2019, resterà sempre nei cuori di tutti i tifosi. Grazie per aver guardato il video e se vi è piaciuto potete pure iscrivervi. È gratis, restate aggiornati e non fa male alla salute.